cioè un titolo di un suo, di un suo intervento a un convegno di terapia strategica del 2007, che è fantastico. Io non c'era all'epoca, stavo finendo l'università, ma trovandolo online ho visto che si chiama Grammatica e sintassi della psicoterapia strategica. Ecco, mi piacerebbe avere un pochino da lei un'idea di questo. Qual è la grammatica e la sintassi della E psicoterapia questo vuol strategica? dire, in realtà la grammatica e la sintassi di Milton Erickson, di come lui parla nelle cose. Fingiamo. Lei preferisce sentirsi meglio subito o tra poco? È una costruzione molto suggestiva, perché in teoria potrebbe sentirsi meglio tra un anno, ma non subito. Lei è bravo, non è bravo in matematica, e però se la cava molto bene nella letteratura italiana. Io metto insieme le cose, costruisco grammaticalmente, sintatticamente le mie frasi, in modo che l'altro sia un po' trascinato da quello che dico. La smette, di fumare, è vero, delle cose che le fanno male. Mi risponda sì o no. Ecco, io lo metto, noti bene, questo ragazzo non ci aveva ancora detto se fumava delle cose che gli fanno male, ma mettendo le cose così lo costringo a dire sia che mi risponda sì, sia che mi risponda no, di avendogli detto lei la smette di fumare delle cose che fanno male, di riconoscere che stanno fumando, che può andare bene come non andare bene. Senta, questo marito mi dice che picchia la moglie perché lei lo fa uscire, gli fa perdere le staffe. Lei, Marico, ma non può controllarsi. No, 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 perché lei la deve vedere proprio. Io, attenzione a dire queste cose, perché non la strangola? Dico tranquillamente. Scusi, lei mi sta dicendo che non si controlla? No, vabbè. Ah, ecco, allora esiste la. Quindi non si controlla, ma fino a un certo punto. Vedete, questo passaggio. Devo stare attenti per ora, che non ti dica, beh, mi ha dato una buona idea, provvedo appena vado a casa, no? Questo passaggio consente a lui, diciamo, è una domanda strategica, perché afferma più di quanto non chieda. Certo. Afferma cioè che non è vero che tu non ti puoi controllare, tanto è vero che tu ti fermi a un certo punto. Uno che non si controlla, purtroppo succede, fa altro genere di cose. Metterti di fronte a questo ti può aiutare, perché quelli che noi chiamiamo dei sintomi sono dei circoli viziosi, perché io mi sento agitato e sono ansioso, e allora bevo per sentirmi più tranquillo. Però poi quando bevo, poi mi sento agitato se non bevo, allora bevo perché mi passa l'agitazione, poi smetto, mi viene da bere. Questo circolo vizioso comporta che poi è una profezia che si autoadempie, e cioè io se non bevo sto male, quindi bevo per non star male, ma quando bevo sto male, e va a finire, cioè che quello che mi trovo di fronte in questi casi è che spesso la soluzione tentata è precisamente il problema, proprio perché sto cercando di non bere perché mi fa male, però poi bevo perché, non, perché ho la crisi di astinenza, ecco così. E allora forse, ma provi a bere un po' di più. Si sforzi, ecco la prescrizione del sintomo. Ma come? Beh, provi a vedere cosa succede. Provi a proprio una ciunca terribile, vediamo cosa succede. Lui comincia a capire che se il sintomo lo può aggravare, significa che è comunque controllabile. E quindi, così come lo può aggravare, lo può anche diminuire. Questo è naturalmente molto delicato, perché bisogna essere certi che tutto venga mantenuto là dentro. Però rompere il circolo vizioso, un punto fondamentale. Io non so se le cose andranno meglio quando cambierà. So che per migliorare devono cambiare per forza. E allora io sto cercando di vedere come posso riuscire a farle cambiare. Questo per me è uno dei punti essenziali del discorso. Certe volte ti dico, fingi che o fingi di, che sono due cose diverse. Fingi
chiedo di fingere oggi sto peggio di ieri, oppure fingere di essere più comprensivo del solito. Proviamo a fingere, capite? Perché il fingere è terribile, perché ti dà la ti fa capire che tutto quello che dico e faccio può anche essere simulato. L'attore ti dà uno schiaffo all'attrice perché così prevede la scena, e lo schiaffo è vero, ho finto di darti uno schiaffo che però ti fa male alla guancia perché è comunque uno schiaffo. Il fingere di e il fingere che sono posizioni che ti fanno capire, da un lato, che noi, mi chiedono perché ho una certa, credo, non so se si nota, una certa vivacità nell'esposizione, se io ho fatto l'attore. No, io sì, beh sì, rispondo, io lo faccio tutti i giorni nel palcoscenico della vita e ho come comprimari tutti quelli che mi stanno come te ascoltandomi in questo momento, così, perché è così. Allora, rendendosi conto che io posso fingere di, mi posso chiedere se per caso quelli che io chiamo sintomi non siano delle cose che io agisco, per esempio, per difendere. Così come io posso dire che quel momento, diciamo, di prima notte di nozze, la tua capacità, diciamo, sessuale del giovanotto, fresco sposo, diciamo, non è all'altezza della situazione. Ovviamente è uno smacco per lui, ma potrebbe essere definita come una cosa di tale felicità, di tale gioia, che la fetta di tenerezza che c'è in quella cosa che chiamiamo l'amore, che è fatta, diciamo, di libido e anche di tenerezza, ha preso il sopravvento. Questo non significa assolutamente che non c'è trasporto, che non ci sarà, ma che quel momento è tanto cruciale che questo significa. Ovviamente, per fare questo genere di cose bisogna avere gli strumenti. Quando io ricevo a quel ragazzo forse tu l'hai fatto, o alla mamma del ragazzo, perché così domani potrei dire agli esami io sono andato male perché ho fatto lo scemo, sono uscito con gli amici. È un concetto che nella letteratura della psicologia sociale americana viene chiamato, traduco in italiano, autoimpedimento. Cioè io mi metto in una situazione per cui non riesco a fare una cosa volontariamente, certo, proprio per vedere, sono quelle cose che facciamo, so io, quello, parlando degli esami, quello che piange continuo, non sono preparato, ve lo dico. Poi qual è questo pessimismo difensivo? Cosa succede? Che si è promosso, bravissimo, dicevi che non è preparato, e se non l'avevo detto, non sono preparato. Cioè, esatto, bisogna avere conoscenza di tutti questi meccanismi. Per io non mi considero uno psicoterapeuta strategico, ma uno psicoterapeuta stratega, cioè è ancora contrario al mio modo di essere, neanche di essere in quella corrente, per cui non rigorosa, certamente, non è come quelli che un tempo dicevano che erano degli psicoanalisti ortodossi. Mi veniva un crampo alla pancia, perché già non mi piacciono quelli che sono ortodossi nella religione, ma quelli che poi sono ortodossi nella scienza, la cosa mi fanno veramente pensare che non possono che essere poco efficaci, perché se è vero che ciascuno di noi è come tutti gli altri, come qualcun altro, come nessun altro, è evidente che aiutarlo significa confezionare un vestito su misura, non un vestito, diciamo, di quelli che, di taglia, che va bene un po' per tutti, perché quello lì ha bisogno di quella cosa, e sentire che c'è quella che è l'importante dell'alleanza terapeutica, cioè che tu, perché ci sono talmente tante scuole cognitivo comportamentale, psicoanalitica, esistenziale, gestalt, eccetera, si può dire, tutti dicono che hanno una certa efficacia. In effetti, negli studi prima si notava, c'è uno studio terribile, che i pazienti in attesa di entrare in psicoterapia guarivano.
ormai con tutti che si sono più psicoterapeuti che pazienti, questa cosa non esiste più, tant'è che scherzosamente dico che talvolta i terapeuti, essendo finiti, i pazienti si devono curare tra di loro per avere comunque il movimento. Ma allora, voi non lo sapete perché siete giovani, c'era la lista di attesa per andare dallo psicoanalista, c'era la lista di attesa. E uno studioso aveva esaminato come stavano quelli che erano in terapia e quelli che erano in lista d'attesa. E questa attesa aveva certe volte, era un placebo anticipato, diciamo, avevano dei risultati ottimi. Poi, quando si è andato a vedere come mai le varie scuole avevano tutti dei risultati buoni in tempi diversi, si è visto che quello che contava era soprattutto la relazione terapeutica, cioè era il fatto che una persona venga accettata, cioè una persona, nel caso il terapeuta, che ti ascolta, non ti giudica ed è qui solamente per aiutarti. Che poi questo aiuto avvenga, sai, fanno le pulci molto alla psicoterapeuta, alla psicoterapia strategica e all'ipnosi. Ah, ma voi siete troppo dei maneggioni. Una volta l'ho fatti molto arrabbiare perché all'epoca c'era grandi psicoanalisti come Servadio, c'era un convegno sull'ipnosi, la psicoanalisi, eccetera. E allora una delle critiche era fatta, ma voi praticamente mi invadete troppo. Il bello dell'ipnosi, della strategica, che è palesemente il terapeuta si dà da fare con delle prescrizioni, eccetera. Nelle altre è tutto mascherato. Prendiamo la psicoanalisi. Sto peggio, paziente. È una resistenza, non si preoccupi, dobbiamo continuare. Sto meglio. La classica fuga nella guarigione. Evidentemente i suoi sintomi si sentono aggrediti, dobbiamo continuare. Sono arrivato tardi, è una resistenza. Sono arrivato presto, è troppo ansioso. Sono arrivato giusto, lei è ossessivo. Capisci che qualunque cosa lui faccia, ma io che ho la visione strategica, capisco che si tratti di tattiche. L'altro invece crede che siano delle interpretazioni. Poi alla fine però l'altro ha capito che qualunque cosa e che lui solo sa quello che deve fare, e però non glielo dice, la differenza è che io glielo dico.